Per Ernst Röhm, Magnus Hirschfeld incarna il nemico. Era ebreo, socialdemocratico e sosteneva i diritti di uomini e donne trans. Era la sua nemesi. Coltivava un'ideologia che era diametralmente opposta a quella maschilista sostenuta da Ernst. Tuttavia, i due avevano qualcosa in comune. Non erano dichiaratamente omosessuali, perché Magnus Hirschfeld sapeva che avrebbe minato la sua reputazione di scienziato ed Ernst Röhm che sarebbe stato espulso dal partito nazista. Ernst Röhm era estremamente convinto che la sua amicizia e i suoi lunghi trascorsi personali con Hitler lo avrebbero protetto sia dall'opinione pubblica sia dal movimento nazista. E con questa convinzione vive una vita privata piuttosto sconsiderata.